Beh, avendo io di fatto l'azionista più importante, cioè il fondo più importante italiano in maggioranza, beh, insomma, era difficile che in questa fase si potesse pensare in modo diverso. Detto questo, devo anche dire che avevo detto in questa sala, quando abbiamo fatto la big presentation, che fuori c'era Dua, ma c'era anche il Vito di Català, e che se non ci fosse stata alleanza tra la finanza e l'economia reale sarebbe rimasto il Vito, mi dispiace. Però non demo piano, noi dobbiamo far capire agli investitori che con questo sistema che ormai si è instaurato, questo short time diventa sempre short time, diventiamo tutti più soliti. Si va avanti di bolla in bolla, la prossima bolla non ci sarà il video, ci saranno le mazzate e quindi non so dove andrà a finire, perché poi le cose devi fare. Quanto alle polemiche, lo dico per i miei, voi leggete il giornale, lo se li leggete, è tutta gente inutile, non sa che scrive, non sa di che parla. Io ho sempre pensato, leggendoli bene, conoscendo i personaggi che da tantissimo tempo, che ogni volta che uno lo legge bene capisce a chi è indirizzato. Non la finta viene perché è poca cosa, insomma. Né a buono, perché ormai voglio dire noi mezzo, in realtà voglio essere una grande azienda, è un'azienda che va da mattina alla sera facendo il ferro, portando molto del lavoro in Italia, e allora ci sarà qualcun altro. Per qualcun altro comincerà a capire che il cambiare il paese non è una cosa facile, perché ognuno a parola vuole cambiare, però quando può dire che qualcuno cambia comincia a fermare tutto e a dire. Quindi lasciamo stare, perché insomma poi i ritelli, gli istituzionali non sono nemmeno se hanno ben chiaro che cosa, per quale dinamica attraverso queste cose. Noi andiamo avanti con la nostra strada. Questo è un momento importante. Abbiamo ormai una platea di azionisti ai quali dobbiamo dare il giusto rendimento nei prossimi anni, quindi il lavoro nostro dovrà essere molto più, ancora di più se possibile rispetto al passato, e poi abbiamo l'azionista che ci ha seguito tutto. Nessuno ha detto che in questo anno l'unica azienda industriale in tutta Europa per aumento di capitale o IPO era Fincantieri, cioè noi abbiamo avuto il coraggio, le palle di portare un'azienda industriale sul mercato.